Siete consapevoli di questo?
sentirsi scoraggiato, terrorizzato, perciò la morte è stata ed è stata.
vediamo il mondo, tutto ciò che avviene, morte quasi ovunque. Pensiamo anche alla morte che gli uomini provocano, la guerra, i migranti morti in mare. Continuo a ritornare su questo tema che abbiamo fissato quasi come un tema chiave di tutto questo percorso quaresimale, prendendo da quell'episodio che è sotto gli occhi di tutti, i migranti morti in mare, tanta gente vittima non della morte di per sé, ma di una morte provocata dall'uomo. E dunque, dinanzi a tutto questo, uno che cosa potrebbe dire? Allora, è questa la fine? Ha vinto la morte? Perché apparentemente sembra così. Immagini di morte ci vengono proposte tutti i giorni. L'anno scorso, come oggi, parlavamo della guerra in Ucraina. È passato un anno, le immagini non sono cambiate. Morte e distruzione. E lo scenario sembra sempre cupo, tetro. Qual è la spiegazione a tutto questo? Ebbene, la spiegazione purtroppo è una sola, anche se da un punto di vista, diciamo così, sociale, politico, sociologico, psicologico, si danno tante motivazioni che sono tutte ovviamente valide, ma noi dobbiamo ragionare anche, direi soprattutto, da credenti, e dobbiamo andare a scoprire una motivazione più profonda. Qual è? Se non il peccato, la disobbedienza a Dio, la lontananza da Dio, il rifiuto della sua legge d'amore. E questa è la legge che abbiamo ascoltato nella celebrazione di questa notte, sin dalla creazione del mondo. L'uomo si è rivelato a Dio, ha rifiutato la sua alleanza e il suo amore, e questo ha portato nel mondo la morte, l'odio, il rancore, l'egoismo che ci divora. Sembra finire tutto così? Certo, no, non finisce così, perché Dio non l'ha permesso che avesse l'ultima parola. Ed ecco allora il grande mistero della Pasqua. Il Cristo, il Signore, che era morto, che si è preso addosso tutto il peccato del mondo, inchiodandolo con sé sulla croce, egli che realmente ha patito ed è morto per noi ed è stato sepolto, non è rimasto nella morte, ma come aveva promesso, il terzo giorno è risuscitato. E Cristo risorto inaugura la vita nuova, tutto, come dicevamo stanotte, viene ricostruito, si inizia di nuovo da capo, ma questa volta per la vita e non per la morte. E anche se sotto i nostri occhi ancora sembra aver vinto la morte, sembra che la morte ancora abbia il potere, in realtà non è così. Dal momento che Cristo è risorto, la morte non vincerà, vince la vita. E noi dobbiamo essere con questa, dobbiamo vivere con questa certezza, che poi motiva le nostre scelte di bene. Io noto, e purtroppo credo che sia anche un po' condivisa questa mia considerazione, come in questi ultimi anni ci sia anche nei cristiani un senso di scoraggiamento.
bel pensiero, ma una certezza. Se no, vuol dire che non crediamo fino in fondo che Cristo è risorto dai morti. Ho sempre pensato a questo. Se un morto è risuscitato e questo morto non è neanche uno qualunque, ma è il figlio di Dio fatto uomo, che è morto e risorto, che cos'altro poteva fare Dio per noi? Più di così. Chiediamo al Signore oggi di farci fare l'esperienza di Maria De Magdala, di Pietro e di Giovanni, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Esperienza di gioia profonda, la consapevolezza di sapere che il Signore è con noi, cammina con noi, ci guida, ci sostiene e ci fa passare dalla morte del nostro peccato alla vita nuova nella sua grazia e nel suo amore. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, San Giovanni Battista, prega per noi, San Giuseppe, prega
riceva il battesimo nella fede della Chiesa che insieme abbiamo professato, Cristian, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo dentro di tuo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Ricevete la luce. Voi direte, ma non è capace.
davvero un doppio augurio, perché sia davvero il primo in tutto e soprattutto nella fede. Thank you.
l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Grazie.
me hardware e robe, no? Ah? Ah? Au! Sicuro che non mi piace qui, eh? Non è la sarta o... Ottimo, Fabrizio! Forza!